una giornata molto importante, la festa della liberazione, una bellissima cerimonia questa mattina. Sì, una bellissima cerimonia perché finalmente dopo 2 anni di limitazioni conseguenti alla pandemia siamo tornati a manifestare in modo sostanzialmente pieno con la giusta solennità che l'evento merita. Dispiace che non fosse presente il sindaco perché purtroppo, come sapete, ha contratto il virus, peraltro sta bene, non ha particolari problemi e quindi per me è stato un grande onore sostituirlo a rappresentare la città in un evento così importante. Qual è il valore del 25 aprile a tanti anni di distanza? Ma io, come ho detto nel mio intervento e come credo fermamente, questa sia una festa che sta diventando sempre più, deve diventare sempre più una festa di tutti, al di là delle divisioni politiche. Poi i fatti tragici, veramente drammatici che stiamo vivendo e sta vivendo in particolare l'Ucraina, alle porte, ho detto, del nostro paese sostanzialmente, perché alle porte dell'Europa, quindi alle porte anche dell'Italia, riportano in grande attualità i valori del 25 aprile, la resistenza all'occupazione, la libertà, la democrazia, il fatto che a volte questi principi che diamo per scontati vanno conquistati, vanno difesi anche con l'estremo sacrificio. Ha reso molto attuale il tema in modo veramente drammatico. Per la ricorrenza del 25 aprile è stata tenuta dal professor Vittorio Coletti. Oggi c'era una ragione in più per celebrare questa ricorrenza, per sperare che diventi sempre, resti e diventi ancora di più una festa popolare, una consapevole partecipazione a un evento che è lontano nel tempo ormai, ma che conserva un'attualità che purtroppo anche i fatti tragici ci si incaricano di rinnovare, di riproporci. La battaglia per la libertà, per l'indipendenza dei popoli non finisce mai, purtroppo. Credevamo, speravamo che fosse finita almeno in Europa e invece vediamo che c'è ancora bisogno di ricordare quello che abbiamo avuto e di combattere e di batterci per quello che si deve ancora avere. Grazie. Grazie mille.